Sì, grazie. Io volevo dire che presentiamo un'interrogazione per la cascina all'interno, che è una delle cascine che sono nel Parco Agricolo Sud e che andrebbero restaurate proprio in via dell'Expo perché si trova sul punto di partenza del percorso che sarà anche ciclabile che va verso l'Expo. E quindi sarebbe un peccato, è una dimora. Probabilmente è stata anche del Petrarca e che comunque ha una grossa ricchezza dal punto di vista agricolo di tradizione della cintura del Parco Agricolo Sud e quindi è una testimonianza importante che andrebbe salvaguardata. E poi c'è un'altra questione di cui volevo parlare perché come già avevo detto l'altra volta, ma non c'era l'assessore Lazzati, quindi mi fa piacere che adesso ci sia, normalmente è sempre presente, ma si collega anche a una cosa che volevo lei notasse, perché succede questo? Allora, noi abbiamo avuto ieri una commissione politiche sociali molto interessante in cui si è parlato di un finanziamento di 300 mila euro per formare dei facilitatori che possano far accedere gli stranieri ai servizi pubblici della nostra provincia. Quindi questo è un progetto interessante, discusso ieri, che appunto fa pensare a un'idea di accoglienza e di lavoro sull'immigrazione che ormai bisogna affrontare. Dopodiché ieri in regione invece si discute di una norma del PGT secondo la quale non si potranno costruire più moschee se i sindaci non saranno d'accordo, quindi si impedisce a questo punto la realizzazione di luoghi di culto per gli stranieri. Quindi da un lato la provincia ritiene che bisogna lavorare sull'integrazione degli stranieri e sull'accesso facilitato ai servizi che noi offriamo, dall'altro però non possono esercitare il loro culto. Quindi mi chiedo, visto che le amministrazioni sono di pari colore, come mai non ci sia un rapporto fra le due e non ci sia una progettazione coordinata, che sarebbe invece importante per la nostra regione e per il nostro paese, vista la situazione. E in questo a questo si ricollega anche la cosa che dicevo settimana scorsa, cioè di chiusura di una scuola elementare, che era quella per la quale l'assessore Lazzati aveva anche risposto a un'interrogazione che avevo fatto, perché la provincia ha parere di competenza, semplicemente un parere, non di più, però quella scuola elementare in via Paravia sembrava avesse una deroga per restare aperta, perché è un presidio importante in quel territorio. Invece l'ufficio scolastico provinciale ha dichiarato che non potranno più prendere le iscrizioni e quindi nel giro di qualche anno la scuola morirà. Allora noi abbiamo un comune che non lavora sulla progettazione nei quartieri per la convivenza e la coesione sociale, una regione che parla di coesione sociale rendendola un tema urbanistico e quindi eliminando quella parte che è importante integrare insieme all'urbanistica, anche una progettazione di coesione sociale, una provincia che forma il personale per orientare gli immigrati all'accesso ai servizi, mi sembra che ci sia una specie di schizofrenia nella progettazione di un argomento e di un tema molto importante e molto delicato. Grazie.